Polenta per tutti? Yeah! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui in questo famoso canale di cucina, il più blasonato, il più famoso di tutta Italia. Siamo ormai un numero bestiale, illimitato e impossibile da leggere, mi pare che sia 26.000, e noi vi ringraziamo per questo grande traguardo. Perché per lui è difficile leggere 26.000. Sì, per me è comunque un grande traguardo e vi ringraziamo veramente di cuore. Bene, siamo qui per proporre una ricetta che viene dal profondo sud, giusto? No? La polenta, però... Ma non era couscous? No, è polenta, ma è una polenta fatta come la facciamo qui al sud. Io oggi la farò con le polpette, quindi polenta morbida con polpettine al sugo. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la polenta come si fa. Ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra polenta con le polpettine. Polenta con le polpettine, buona, yes, sembra buona. Yes. Allora, io ho scelto di preparare la polenta integrale. Prendo sempre la valsugana, mi sembra una delle migliori. Ditemi se voi avete altre polente preferite. Io userò questa e la mescerò in un litro e 300 g di acqua. Aggiungerò anche 30 g di burro, del sale per salare l'acqua a piacere. Poi per le polpette ci occorreranno 2 spicchi d'aglio, 500 g di polpa di maiale tritata. Io prendo una polpa di maiale ben netta, la faccio tritare 2 volte dal macellaio, 2 uova e poi ci occorrerà anche mezza confezione di soffritto surgelato. Se voi lo avete fresco, ovviamente fatelo fresco. 80 g di un pecorino pepato stagionato. Noi abbiamo il nostro pepato vecchio, in ogni regione avrete il vostro. Se il vostro pecorino non è pepato, prendete il vostro pecorino stagionato di regione e poi macinate un po' di pepe in mezzo. Bravo, bella mossa. Del pan grattato, da noi siciliani chiamata mollica, e allora di pan grattato ne occorrerà non so quanto. Io guardo la compattezza dell'impasto, quindi vado molto ad occhio. Vi dico intanto 100 grammi sicuro, però poi è possibile che bisogna aggiungerne ancora se l'impasto è troppo morbido. Cuocerò le mie polpette con, dapprima gli darò una sfritta e una sigillatura con olio extravergine di oliva, e subito dopo inserirò nell'olio, quando ci sono già dentro le polpette, del concentrato di pomodoro che allungherò con dell'acqua. Le proporzioni, credo di mettere un 100 g di concentrato con un mezzo litro d'acqua, ma poi se mi sembrerà troppo denso aggiungerò oltre. Ovviamente se in casa avete una passata rustica ci sta benissimo lo stesso, una bella passata di pomodoro va bene lo stesso. Nelle polpette ci andrà anche il sale, ovviamente. Cominciamo subito. Come prima cosa cominciamo col preparare le nostre polpette. Io oggi le farò con voi in planetaria, solitamente le faccio a mano, però sinceramente nei video mi dà tanto fastidio vedere l'impastare con le mani, specialmente la carne, soprattutto con queste manine, esatto, ma anche con i guanti. A me non piace vedere lo schiacciamento della carne nei video, è una cosa che mi dà fastidio. Ah, sì, fastidio di conseguenza io non lo farò per voi. Impastare? E quindi lo impasto con la planetaria, ma voi a casa fatelo normalmente con le mani. Lo so, è una cosa strana, una mia fisima, lasciatemela passare, ma proprio quell'impastare la carne tutta... Perché poi quando si impasta la carne viene sempre quel rumore tipico di ciancicato. Dai, va bene, l'abbiamo capito che ti dà fastidio. Basta. Mi piace. Metto il pepato, metto anche nella polpette una presa di sale e metto da subito i miei 100 g di pan grattato. Se volete potete arricchire con pepe, spezie che più preferite, io non metterò nulla perché lascerò le polpette molto neutre essendo molto sapido il pepato. Vado in planetaria. Abbassiamo il gancio e cominciamo ad amalgamare piano piano. Oh sì, molto meglio.
suggerisco a tutti i miei colleghi youtuber di fare così. Ok, il mio impasto fa panetto ma si stacca molto bene dalle pareti, posso tirarlo fuori dalla planetaria. Adesso mi bagno le mani, prendo il fai palline del gelato, prendo un po' di impasto e riempio il fai palline fino all'orlo. Quindi prendo l'impasto, lo lavoro leggermente e lo divido a metà. Io voglio polpette un po' più piccole, però facendo così mi verranno tutte più o meno della stessa grandezza. Arrotolo velocemente, do la forma tondeggiante tipica delle polpette e creo così tutte le mie polpettine. Quindi grosso modo quanto una pallina da ping pong? Una noce. Riempio abbastanza di olio una padella. Qui darò una sigillatura alle mie polpettine, mentre accanto in una padella a sponde alte metterò 5 cucchiai d'olio, il soffritto e lo spicchio d'aglio. Quindi accendo la fiamma e faccio andare leggermente. Essendo il soffritto sul gelato, contiene acqua, quindi vi consiglio di coprirlo con un paraschizzi. Giusto 2 minuti, il tempo di lasciarlo andare. Nel frattempo l'olio si sta scaldando nell'altra padellina e lì friggeremo velocissimamente, proprio sigilleremo le polpettine. Credo che l'olio sia a temperatura. Sì, comincia a spigolare e inserisco le mie polpettine. Nel frattempo dove c'è il soffritto, che intanto sta andando, unisco il mio concentrato di pomodoro, voilà, e mescolo bene e abbasso la fiamma, mezzo litro d'acqua, voilà. Dall'altra parte nel frattempo facciamo rotolare le nostre polpettine per completare la sigillatura. Ok, qui lasciamo andare questa bella salsa. Qui completiamo la sigillatura delle polpettine da tutti i lati, mi raccomando, in modo che non disperdano i sughetti interni ma che rimangano tutti intrappolati dentro per essere saporiti. Man mano che le polpettine sono ben pronte e sigillate, le preleviamo dall'olio della frittura e le tuffiamo nella salsa di pomodoro e lasciamo cuocere così per una trentina di minuti. Poi naturalmente, per vedere se sono cotte, prendete una polpettina, dividetela e se la polpa interna è bella cotta si vede subito. Mi raccomando, questa è carne di maiale, quindi non mangiatela cruda. Correggete subito l'acidità della salsa mettendo un cucchiaino di zucchero nella salsa e rimestate bene. Da prima solo salsa, poi prendete anche le polpette. Qui stanno arrivando anche le altre polpette tra pochissimo, quindi io continuerò a fare stringere il sugo e incorporare il sapore della carne nel sugo per una ventina di minuti. Da ultimo aggiungo il sale. Ok, adesso cuocere lentamente per 20-25 minuti. Mentre le polpettine completano la loro cottura, che bontà, noi cosa facciamo?
prendiamo 1 litro e 300 ml di acqua, una presa di sale e portiamo ad ebollizione. Non appena l'acqua bolle, versate a pioggia la polenta e con la frusta andate mescolando. Se mi sentite ridere è perché ho sbagliato a dire non appena l'acqua bolle per 3 volte, nel frattempo avevo messo la polenta, quindi non ci fate caso. Va bene, adesso mescoliamo ben bene, facciamo prendere bene la polenta al liquido, dopodiché continuiamo a mescolare per 8 minuti circa a fuoco basso e dopodiché la polenta sarà bella e pronta. Quando la polenta sarà bella già presa, versiamo il cubetto di burro. Io ne metto proprio un cubetto grande come un cubetto di ghiaccio, mi basta per tutta la polenta, giusto per renderla un pochettino più morbida. Potete aggiungerne anche molta di più, viene più saporita. Però il parmigiano ho deciso di metterlo alla fine, sopra spolverato, non in mezzo alla polenta. Ora vi faccio vedere. Quindi prendo la mia polenta, ecco il cucchiaio di legno. Come vedete al centro del piatto ho messo una ciotolina perché lì dentro inserirò le polpette. Io la metto sul tagliere in legno dell'IKEA. Ma quanto è buona la polenta, ragazzi! Quando abitavo in Veneto le mangiate di polenta mi potevo fare, però là non la fanno così, la fanno a fette. E poi sulla... Che buona, arrostita. Arrivano le polpette! Bene. Cosa faccio? Elimino, se ci riesco, la ciotolina centrale. Quindi, all'interno del foro che si viene a creare, metto le mie polpettine. Così chi vuole le polpette mangia le polpette, chi vuole solo la polenta mangia solo la polenta e siamo tutti fratelli. E chi vuole tutte e due? E chi vuole tutte e due prende tutte e due. Pazzesco, è un piatto self service, quindi. Quindi mettete questo piatto dell'IKEA che è girevole al centro, ognuno si serve, gira, gira e rigira. Che dire, questo qua è un piatto per l'inverno, un piatto per le festività. Questo riproponetelo piatto ai vostri amici, anche e soprattutto Natale. A Ferragosto, per le festività, no? Di Ferragosto, questo è l'ideale. Questo anche la notte di Natale è bellissimo da mangiare, un piatto semplice, ma buono. Un piatto semplice che riempie molte pance. Aspettate, una bella spolverata di parmigiano. E noi vi lasciamo alle foto. Buon appetito! Che piatto leggero, che piatto semplice, veramente ci vogliono 2 persone solo per portarlo a tavola. Però è un piatto molto nutriente, molto buono, che fa subito casa, Natale, festa, convivialità, è un piatto della famiglia, quindi spendetelo nelle occasioni di famiglia perché sicuramente abbraccia una tavolata felice e se invece i familiari sono antipatici lanciategli le polpettine col cucchiaio, tipo, quindi, bravo, tipo fionda. Bravo, bravo. Quindi per i familiari più antipatici, polpette dure da tenere di lato e da lanciare. Bene, se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, polentami un pollice in su. No, mai, non lo farei mai. E mi raccomando, condividi questa ricetta, se no veramente niente polpette per tutto l'anno. Va bene. E noi ci vediamo sempre qua. Sulle vostre tavole. Ciao.